Grande spettacolo e grande soddisfazione per una vera festa delle arti marziali sul tatami del Palasele di Eboli si è svolto domenica 25 febbraio il campionato Centro Sud Colored 2024, la manifestazione dedicata alle cinture colorate di karate più grande d'Italia, che è stata curata ed organizzata nei minimi dettagli con professionalità e passione dallo staff della Bracciante Promotion. L'evento ha attirato a Eboli migliaia di spettatori che hanno assistito agli incontri di Kumite e Kata che si sono susseguiti sugli 8 tatami allestiti sul parquet del Palasele. Ai campionati Centro Sud Color 2024 hanno partecipato circa 1000 atleti ed oltre 90 società provenienti da 9 regioni, suddivisi in 5 classi di età, dagli assoluti agli under 10. Molti dei karateka impegnati in gara possono vantare esperienze in gare internazionali e nazionali, oltre ad essere nel giro delle nazionali giovanili della FILCAM. Tutti gli incontri sono stati detti da 53 migliori arbitri presenti in Liga del Meridione. Il campionato Centro Sud Colore del 2024 è stata una vetrina importante per le cinture colorate, che hanno regalato un alto tasso tecnico ed atletico al pubblico. Alla manifestazione erano presenti numerose autorità politiche e sportive, oltre ai campioni d'Europa e del mondo di karate, Angelo Crescenzo e Terriana D'Onofrio. Proprio in occasione del campionato Centro Sud Colored 2024, la Bracciante Promotion ha introdotto una novità assoluta nel mondo delle arti marziali, lo Sporty Mindset Podcast, un podcast live in cui atleti e personalità hanno discusso dei benefici del karate e dello sport per la crescita dei giovani.